Grazie. Ci avviamo alla chiusura e lo facciamo invitando sul palco per una riflessione finale Anna Maria Furlan, segretario generale della CISL. Benvenuta. Ma Chiara non avrà vinto il festival di Sanremo, ma ha vinto questo festival e l'ha vinto talmente tanto ed è talmente brava. In nome di tutti voi, le chiedo di tenersi uno spazietto per giugno del prossimo anno al congresso della CISL, perché anche lì avremo bisogno di Chiara. Con piacere. Ma io vi ringrazio tanto per questo terzo anno del Festival delle Generazioni. Quest'anno è oltre frontiere, come è giusto che... Ed è importante che tutto questo sia organizzato dalla nostra FNP. Guardate, l'anno scorso qualche amico mi ha fatto una battuta: ma perché non facciamo la CISL? No, lo fa l'FNP, è un valore aggiunto di più. Perché è la nostra categoria dei pensionati e delle pensionate, degli anziani e delle anziane, che con questo messaggio dà un messaggio al Paese. Tanti, tanti anni in cui si è predicato ai giovani che gli anziani erano quelli che rubavano a loro il futuro, spaccando le generazioni. Il nostro è un messaggio esattamente contrario. Gli anziani hanno bisogno dei giovani e i giovani degli anziani, in una coesione sociale che ha reso grande il nostro Paese. È dentro la nostra carta costituzionale e renderà grande il nostro futuro. Non se ne può più nel Paese di come il tema dei giovani viene utilizzato in modo vero improprio. I giovani sono l'anima del Paese e se non stiamo con i giovani e non lavoriamo con loro per il futuro di questo Paese, ha ragione Papa Francesco, l'Italia come l'Europa sono troppo stanche, troppo egoiste per guardare al futuro. Ma stare coi giovani e lavorare coi giovani e per i giovani significa meno chiacchiere e più fatti. E un sindacato confederale come la CISL di chiacchiere ne fa poche, fa tanti fatti, guardando alle nuove generazioni quando tratta la riforma previdenziale, guardando alle nuove generazioni quando contratta il lavoro, guardando alle nuove generazioni quando fa propria l'alternanza scuola-lavoro. Le imprese sono un po' distratte, un po' poco responsabili, le stesse imprese che chiedono aggiornamento, che chiedono cambio generazionale e si devono aprire all'alternanza scuola-lavoro. E noi non è che non dobbiamo fare la nostra parte, eh? Certo, la devono fare le istituzioni, ma negli incontri bilaterali e nel lavoro che stiamo facendo con tutte le associazioni di imprese, anche per il rinnovo del modello contrattuale, il tema dell'alternanza scuola-lavoro deve essere un tema principe, perché è così che si creano prospettive per il Paese. Ieri sera guardavo un programma televisivo, Petrolio, dove raccontavano l'economia tedesca, la sua capacità competitiva e di conseguenza anche l'occupazione di quel paese. Ed era chiaro e evidente a chiunque seguisse quel programma che la capacità e la produttività in quel paese innanzitutto si è realizzata attraverso forti investimenti da una parte in innovazione e ricerca, ma dall'altra in apprendistato e alternanza al lavoro. Cosa aspettiamo a farla noi?
E allora, attraverso anche la contrazione, lo dica Chiara e ai tanti giovani che sono qua con noi oggi, state tranquilli che la CISL farà la propria parte per un'alternanza scuola-lavoro che finalmente riconosca anche nel nostro paese il valore sociale ed educativo del lavoro. La scuola e il lavoro rappresentano due momenti della vita che sono sempre più intrecciati e non finiscono quando non sei più giovane. Per tutta la vita, per il lavoro, per te stesso, per la tua comunità. Accompagniamo questi due momenti che diventano un unico momento per la crescita della persona, degli uomini e delle donne nel paese. E vogliamo che sia una cosa seria. Mi dispiace, lo dico con grande chiarezza, il simulare l'azienda, il come si lavora nell'azienda, cos'è il lavoro, si deve annusare, si deve sentire, si deve vivere, e le relazioni nel lavoro tra le persone, tra gli uomini e le donne del lavoro sono assolutamente importanti ed essenziali. Come si impara a lavorare in squadra, come si impara il valore della partecipazione con gli altri se l'azienda è simulata. Allora facciamo le cose serie, lo dico alle istituzioni e lo dico a noi stessi e lo diremo alle altre parti sociali, scommettiamo davvero su questo, che significa far crescere il paese per creare un mondo migliore. Ne abbiamo bisogno di un mondo migliore, dove al centro c'è il valore del lavoro. Guardate, ogni tanto anche noi qualche banalità la diciamo. È importante l'industria innovativa, la robot, industria 4.0, o è importante l'industria tradizionale? È più importante il manifatturiero o hanno più importanti i servizi? E in questo dibattito che da anni permea il paese, intanto di posti di lavoro ne abbiamo perso 1 milione e abbiamo chiuso tante imprese nel paese. Io credo che vadano superate queste cose, non se ne può più della banalità con cui si affronta il tema del lavoro, e il lavoro e la formazione sono invece gli argomenti che a noi interessano, che facciamo nostri, e li facciamo nostri perché significa in questo modo rappresentare le tre generazioni che sono nel paese e che sono anche nella nostra organizzazione. Chiara prima ci ricordava una cosa importante. Qualche volta quando si perde e si fanno errori si ha la possibilità di esaminare bene il percorso che si è fatto, anche se stessi, e capire come si cresce, come si modifica. È 2 anni che noi facciamo queste riflessioni e siamo cambiati tanto. E come noi, nessuno in questo paese è cambiato, dentro e fuori dall'organizzazione. E questo ha significato anche riconoscere errori, ma guardando avanti, creando nuovi percorsi. Ed è per questo che abbiamo portato a casa un po' di risultato. Ne parliamo poco dei risultati che portiamo a casa. Ma se stiamo rinnovando tanti contratti, si deve al convincimento della nostra organizzazione, dei nostri delegati e della nostra, e delle nostre delegate, che un sindacato che non fa contrattazione non serve, e che un sindacato che sino in fondo non gioca il suo ruolo sociale con coraggio, con determinazione, cambiando, innovando, viene lasciato da parte, non dai talk show e dai media, dai lavoratori e dai pensionati, e cioè dalla nostra rappresentanza. Abbiamo cambiato...
noi stessi, abbiamo cambiato le nostre regole economiche, abbiamo cambiato il nostro regolamento allo statuto, abbiamo modificato abbassando l'età in cui si deve fare qualcosa di diverso che fare il segretario generale di una categoria, abbiamo cambiato riducendogli i mandati, abbiamo aperto ai giovani. E il fatto che col prossimo congresso, in ogni consiglio generale delle categorie come della CISL, noi avremo una presenza forte di delegati, di delegate, di giovani uomini e di giovani donne. È quello che ci fa sperare nel futuro. E l'FNP entra a pieni titoli e a pieni voti in questa dinamica. Guardate un po' lo staff dell'FNP, e tanti trentenni, guardate un po' l'investimento che fa per accogliere giovani, magari laureati, perché si facciano un'esperienza dentro l'organizzazione, e in questo modo sorregge la confederalità. Per i giovani si deve fare, non solo parlare. E quando finalmente, dopo 10 anni, che non facevamo un accordo con nessun governo, né di destra né di sinistra, passando per il centro in Trini, e dopo 10 anni che il tema della previdenza spaccava le generazioni, impoverendo tutte le generazioni, noi abbiamo messo mano alla Fornero e l'abbiamo cambiata rispondendo a 3 generazioni, perché era importante questo segnale. Il sindacato, quando tratta, guarda 3 generazioni, non solo una. E allora il poter unificare gratuitamente i vari percorsi contributivi della vita è rivolto ai giovani, perché un giovane non può permettersi, come oggi è, troppo onerosità nel dover ricongiungere i suoi contributi. Ma dove sta scritto, come han detto per anni, che un giovane e una giovane con il sistema previdenziale devono essere costretti, e saperlo già a 30 anni che devono essere anziani povere? Basta cambiarle le cose, basta andare a rivedere i coefficienti anche per il contributivo. Abbiamo pensato ai pensionandi, quelli che hanno poca distanza dal momento della pensione, ma mica tanto poca, 67 anni oggi è il tema dell'età pensionabile. E abbiamo fatto passare un concetto semplice, che la Fornero aveva azzerato, e cioè che non tutti i lavori sono uguali, perché fare l'impiegativo non è come lavorare a 30 metri su un'impalcatura o su una gru portuale. E aver riconosciuto la gratuità dell'APE social. Qualcuno ha storto il naso quando io ho detto: ma perché non la chiamiamo social? È sociale, è una bella cosa. E chi ha stortornato rappresenta anche i lavoratori, non importa. Vedo che ormai da tutta Italia quello strumento è definito APE social, rivolgendoci a chi ha più difficoltà. Credo sia stata una grande conquista di equità. E poi il tema delle quattordicesime. Io qua ho visto in questi ultimi giorni, in questo ultimo mese, tanti opinionisti, editorialisti, qualche politico, tanto radical chic, criticare la quattordicesima allargata a un altro 1.300.000 pensionati e pensionate. Sapete perché la criticano? Perché loro, di come si vive con 700-800 euro al mese, non ne sanno assolutamente niente. E sono gli stessi radical chic che dicevano: ma quando discutiamo i 500.000 stabilizzazioni, traduco,
giovani precari stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato. Parliamo di nuovi lavori o di qualcosa di diverso? Ma perché non lo chiediamo a quei giovani? Se è contento o no, se è importante o no, non essere più una co-co-co e avere un contratto vero. Allo stesso modo, ma che lo chiedano a qualche pensionato che vive con 800 euro al mese, se la quattordicesima gli serve o no. Per pagare le bollette di casa, per mangiare la carne due volte al mese, oppure per regalare a Natale, al compleanno, 50 euro al nipote e al figlio che magari sono disoccupati o hanno perso il lavoro. È questo il nostro riferimento. Noi non parliamo ai radical chic, noi parliamo alla nostra gente, che sono i giovani precari, che sono i giovani disoccupati, che sono i ragazzi in alternanza scuola-lavoro, che sono gli attuali lavoratori, magari hanno anche il timore di perderlo il lavoro, e sono i nostri anziani e le nostre anziane, e siamo fieri, è un onore per la nostra organizzazione se tra i 4 milioni e mezzo di iscritte e di iscritte può rappresentare le tre generazioni. E ai giovani guardiamo un po' più degli altri, perché abbiamo bisogno, anche nella nostra organizzazione, di avere un contributo maggiore di capacità, di voglia di cambiare, di sognare e di creare il mondo nuovo di tanti giovani e di tante giovani. E state tranquilli che il processo di rinnovamento che 2 anni fa noi abbiamo intrapreso non solo non lo interrompiamo, ma lo portiamo avanti, e con grande forza staremo vigili e attenti, perché nessun giovane che è passato per i nostri circuiti formativi, per il nostro centro studi di Firenze, che vuole fare il delegato e la delegata, sia lasciato solo. Assolutamente. Abbiamo investito tanto in formazione per i giovani. Noi siamo alla vigilia della finanziaria, ma se non si investe in infrastrutture, in formazione, in innovazione, in ricerca, e cioè sui veri fattori della competitività, come possiamo immaginare di creare il futuro? Ho sentito molti richiami alla scuola, è inevitabile visto il tema e visto anche la presenza di pensionati e pensionate che provengono anche da quella categoria. Beh, se c'è una cosa che negli ultimi 20 anni, non 2 anni, 20 anni, ha subito tagli, è stata la scuola. Un po' la rotta l'abbiamo invertita, un po' di stanziamenti, ma quanta confusione con la riforma della scuola. E allora rischiamo anche lì di disperdere risorse investite e opportunità. Per fare l'alternanza scuola-lavoro ci vogliono i ragazzi protagonisti, le imprese che aprono la scuola, ma anche una scuola serena, capace, che scommette sul futuro, che ha meno destabilizzazione, che ha meno confusione. Quante cose, caro sottosegretario, che possiamo recuperare e migliorare. E io credo che la ministra Giannini, in questi ultimi giorni, qualche segnale positivo di voler ridiscutere col sindacato alcune cose, con chi se ne capisce di scuola, che la rappresenta e se ne capisce, per migliorare errori fatti, credo sia un buon segno. D'altra parte, date, la domanda che tanto qualcuno mi fa: ma il governo, magari Renzi, ha capito davvero che da solo non può fare le cose e ha fatto un accordo sulla previdenza con CGIL, CISL e UIL?
o è perché ci possono essere campagne elettorali? La mia risposta è: non lo so e non me ne interesso per niente. L'importante è che arrivi il risultato. E allora lo spirito che ha portato a capire che per la previdenza, quando un governo ha fatto da solo Monti Fornero, ha creato guasti inenarrabili ed è meglio quindi farlo con chi rappresenta il lavoro, io credo si debba adottare in tutto, a partire dalla scuola, a partire dal sociale. Quale welfare per il futuro se non abbiamo anche le parti sociali che si responsabilizzano e partecipano a disegnare il welfare del futuro? E allora il tema della partecipazione, il tema della coesione sociale, il tema del rapporto solidale tra le generazioni, il tema della centralità del lavoro e dello sviluppo, la sfida per il nuovo che non deve spaventare ma deve vedere però protagonista chi il nuovo lo vuole rappresentare, a partire dai giovani, è il nostro modo di dire a tutti, alle istituzioni, alle parti sociali, ai giovani, ai meno giovani, agli anziani. Ci vuole un grande patto sociale per cambiare questo paese. E quando 2 anni fa l'abbiamo detto da soli, ora vediamo che tanti altri autorevoli rappresentanti nel paese iniziano a parlare di patto sociale. E siamo contenti. Guardate, il nostro è un lavoro molto complesso e complicato da sempre, ma in questi anni un po' di più, e non c'è dubbio che su tante cose abbiamo goduto di splendida, faticosa e pesante solitudine. Quando dicevamo i Jobs Act, ma vogliamo sederci a tavoli di confronto e cambiarlo nelle parti che non vanno bene? Altri hanno scelto altre strade. Noi ci siamo seduti a quel tavolo e l'abbiamo cambiato, togliendo un po' di tentazioni liberiste che in quel momento c'erano, anche dentro il governo e nella compagine di maggioranza. Quando 2 anni fa ai nostri delegati e delegate in 3 grandi assemblee nazionali abbiamo garantito che avremmo cambiato la Fornero, sembravamo marziani, tutto il paese diceva che non si poteva, eppure ci siamo riusciti e il risultato l'abbiamo portato a casa. Quando l'anno scorso abbiamo detto alle altre organizzazioni sindacali e alle organizzazioni datoriali che andava cambiato il modello contrattuale perché era vecchio, perché non metteva dentro la dignità di un lavoro che deve cambiare e di un'organizzazione del lavoro che deve cambiare e anche di un tempo del lavoro che deve cambiare, anche lì sembravamo marziani, tutti ci dicevano: non si parla di modello contrattuale in periodo di crisi, esattamente il contrario di quello che si deve fare. Prima rinnoviamo tutti i contratti e poi parliamo di modello contrattuale. Oppure qualcuno che diceva: ci penso io, una bella legge sulla contrattazione e le parti sociali in un angolo. Bene, oggi stiamo discutendo e definendo con tutte le altre parti sociali datoriali il nuovo modello contrattuale e il governo saggiamente dice: a me tocca detassare la contrattazione di secondo livello. Le regole delle relazioni industriali e della contrattazione ve li date voi. Bene, siamo contenti e ci stiamo lavorando. E quello che era la nostra proposta, in gran parte, ovviamente concordando con gli altri, è diventata una proposta unitaria. E qua faccio l'ultimo passaggio. Aver iniziato il percorso sulla riforma previdenziale unitariamente
e averlo concluso, almeno in questo primo pezzo, unitariamente è un valore aggiunto. E ai tanti che dicevano non ci riusciremo mai, perché anche noi i nostri gufi li abbiamo, ognuno ha i suoi, noi oggi abbiamo dimostrato che quando si hanno idee, capacità e convincimento si riesce anche a trascinare gli altri. Allo stesso modo sul modello contrattuale non riuscirete mai a mettervi insieme, ci siamo riusciti, abbiamo fatto una piattaforma CGIL, CISL, UIL che ha obbligato il governo a tornare indietro dalle sue tentazioni di legiferare. Noi crediamo che anche con la contrattazione, anche inserendo nella contrattazione la formazione, quindi l'alternanza, anche definendo un welfare contrattuale che è la seconda gamba del welfare importante nel nostro paese, noi creiamo condizioni di sviluppo, condizioni di equità per tutti i nostri cittadini e cittadine, oltre che i nostri rappresentati, e un futuro per i giovani. E iniziative come queste fanno bene al cuore e fanno bene alla testa. Fanno bene al cuore perché dimostriamo che le generazioni possono e devono stare insieme. E fanno bene alla testa perché obblighiamo altri, tanti qualunquisti, tanti presso pochisti, a venire con noi a ragionare sul merito guardando il futuro. Quindi grazie di cuore per questa vostra iniziativa, grazie a Chiara che la incontreremo al presso della CISL e buon festival a tutti.